Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio questo video per segnalarvi un'opportunità abbastanza interessante per poter scaricare gratis delle applicazioni Android. Sto parlando di una delle di un'app, praticamente app del giorno, già disponibile su iPhone tempo addietro, che poi è stata rilasciata per Android. Dunque, questa applicazione, scaricabile ovviamente gratuitamente dal Play Store, ci offre, come dice il nome, un'applicazione gratis ogni giorno. Qui sotto abbiamo un reminder delle precedenti applicazioni rilasciate gratuitamente nei giorni addietro, fino ad arrivare, vabbè, ad oggi con questo gioco, prende, pare di macchine, prende, Super Car Shooter si chiama, che costa 1,99 euro, però è disponibile gratis. Unica cosa da segnalare riguardo questa applicazione è che ci sono modi e modi di scaricare tramite questa app, ovvero tramite il pulsante che è presente qui, io posso scaricare l'applicazione, però molte praticamente richiedono l'inserimento del codice, che in questo caso è App of the Day. Quindi, se scaricate questa app, andate a leggere poi la descrizione e vi dirà come sbloccare la versione completa. E vi consiglio questa download perché, prende in maniera molto semplice, senza particolari smanettamenti, è possibile poi scaricare una serie di applicazioni gratis, e tenendolo d'occhio è anche possibile scaricare applicazioni anche abbastanza gettonate a costo zero. Posso farvi un paio di esempi secondo quelli che sono i miei gusti. Chiaramente ho potuto scaricare Money Lover, che costa qualche euro, adesso non ricordo, che serve per mappare le spese e i guadagni, e assieme a quello ho scaricato anche qualche giorno dopo l'Upsit. L'Upsit è un'applicazione che comunque costa 4-5 euro, se ricordo bene, e che permette di effettuare dei timelapse, e con la versione completa, in questo caso, permette di esportarli in un formato accettabile. Quindi, molto semplicemente, tenete d'occhio questa applicazione. Molto probabilmente usciranno di giorno in giorno applicazioni che non incontreranno i vostri interessi, però tenerla d'occhio è sempre una cosa buona, secondo me. L'applicazione ci ricorda automaticamente, tramite un reminder ogni giorno, qual è l'applicazione gratuita, e ci dice a quanto ammonta lo sconto. Per esempio, andando nel mio caso a vedere quanti soldi ho risparmiato tramite l'iconcina qui sopra del porcellino salvadanaio, mi dice che prendo, ho risparmiato quasi 34 euro, che per aver scaricato applicazioni al Play Store, che oddio, forse non avrei acquistato comunque, però comunque è sempre prente, ho comunque provato altre applicazioni che comunque avrei dovuto normalmente pagare. Chiaramente, se si vogliono prendere applicazioni gratis su Play Store, come abbiamo visto anche per il root, basta solamente andare a cercare su internet l'applicap, e poi vabbè, lì è semplicissimo. Però in questo caso non c'è bisogno di nessun, come detto, di smanettare sul telefono, stesso dall'applicazione è possibile effettuare il download. Perfetto, questo video era per segnalarvi questa opportunità e consigliarvi il download di questa applicazione. Chiudiamo qui il video. Io, come al solito, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se il video vi è servito o vi è piaciuto. Lasciate un commento se avete delle domande. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.